Buongiorno dottore, io vorrei ritornare com'ero prima di due gravidanze, 4 anni fa la prima e 2 anni fa la seconda. Eccoci ancora in camera della clinica prima di entrare in sala operatoria. La paziente appunto ha fatto questo tipo di richiesta. Vedete quanti disegni ci sono? Perché questo è un intervento che si chiama Mommy Makeover. Cioè, cosa succede? Cerchiamo l'unico intervento di dare di nuovo dell'armonia al corpo. Questi segni blu che vedete qui all'interno delle ginocchia, sui fianchi, facciamo girare la paziente sui fianchi, questa zona qui. Si tratta della liposuzione. Andiamo a togliere il tessuto di riposo e questo tessuto di riposo lo andremo a posizionare opportunamente preparato a livello del seno. Certo non è uguale alla mastoplastica additiva, l'abbiamo già spiegato alla paziente che è stata preparata, ha fatto l'ecografia, la mammografia, ci ha studiato il suo seno è sano e metteremo del grasso che darà un po' di volume, no? Come dire, per dare appunto, continuare sull'armonia. E questo grande disegno qua che vedete sotto che arriva fino la regione pubblica e invece il disegno della addominoplastica. Tutto questo quadro si crea appunto un quadro, anche qua toglieremo del tessuto riposo, di lipoaddominoplastica, liposuzione associata all'addominoplastica che permetterà di arrivare alla diastasi dei muscoli eretti che abbiamo studiato con l'ecografia. Questo è quello che stiamo per fare, sarà un intervento di circa 3 ore, 3 ore e mezza. E ci vedremo poi più avanti per far vedere l'evoluzione. Vediamo se anche lei sarà così brava oggi di rialzarsi in piedi. Un caro saluto a tutti e anche la paziente vuole salutare. Ciao, dopo. Eccoci, il Mommy Makeover è finito. E col dottor Ganem abbiamo fatto l'intervento. Lori era anche con noi, il dottor Roperti, sono tutti un po' stanchi. C'era anche Vivian oggi, ma tutto il grasso sputato è stato messo sul mammello. In parte sicuramente perderà. Ma credo che il cambiamento per la paziente sia un cambiamento del corpo importante. Vedremo poi nel post-operatorio.